della terra musulmana è una settimana che sono obbligato a fare le riprese perché la mia cameraman, Papa Tosta, diceva che la voce non si sentiva. E io per una settimana, ogni sera, l'ho dovuto parlare per fare un scocciato pure di sedere. E questa volta gli altri si mettono i cosi all'orecchio per sentire bene. Io mi metto per non sentirmi, perché non mi voglio sentire più tante volte dopo. Però lei è contenta, perché ha detto che finalmente l'ho ascoltata lei e che quindi adesso può mettermi con la mia voce su, non so dove, sulla luce, non ho capito ancora tutto quello che ho detto. Mi ha preso per un pupazzo di prese. Deve mettere la parola, ma che ho fatto il prese, come mi metto? Speriamo che non mi metti vicino all'asinello e al bue, che non ce ne sembra qui. Dunque, allora, ogni tanto io, essendo barese di adozione, mi viene spesso di parlare in dialetto barese, che ai settentrionali forse non capisco. E questo mi dispiace, perché vorrei che mi sentisse, ma se loro non me ne sanno, a me che me ne porto, quello me ne frega. A me mi interessa che chi mi vuole ascoltare, mi ascolta. Chi non mi vuole ascoltare, io, la mia madre, non solo, ma accendo pure la fiamma. Chi sa se ci vede la fiamma? Ci vede la fiamma della sigaretta, come dire. Come cavolo posso accendere se questo è il condizionato che mi spegne l'accendere? No, è una così bella. Comunque non me ne frega neanche del condizionato. Allora, dopo questa grande vittoria che ha avuto la mia camera, che ha fatto lo spunto, non so che cosa spuntare, per me ha tolto posizione qua dentro, sicuro. Ma lei ha detto che ha spuntato, vabbè, ha spuntato. Allora, felice lei, felice anch'io. E che cosa devo dire? Quel che ho detto la luna scorsa, che naturalmente non si sente, che allora non si dice la voce. Allora sono ben felice. Noi italiani abbiamo qui, ci comandano, ci comandano. Ah no, no, un grillo, un grillo. Non so come fa il grillo. Porta la cosa, no. Abbiamo grillo. Un comico da palcoscenico, che per me è un comico tragico, perché di tutte le cose, a me mi fa piangere, ma anche quando mi esco nell'acqua, mi pulisco la cipolla, prendo la cipolla, me la pulisco e esco nell'acqua, e mi dico, grillo, grillo, fammi la piacere, non fare politica. Torna sul palcoscenico, almeno ci fai ridere, perché adesso ci stai facendo piano. Questa è la pura verità di come la vedo io. Però abbiamo un suo discepolo, non so se imitare, no, capitano, un certo grande, nel nome, drago, non così. E quello è un altro che si sta governando, ma quello prima di governare pensa, e dopo che ha pensato, non si sa governare. Dico io, è meglio che non pensi, dire cose come ti vengono. Ma se è andato, no, stanno in Italia, non mi preoccupare, sono di due cellini, e quando dico le cose giuste, cantano, cioè uccelliscono. Quando invece dico le cose cattive, si sanziona. E allora abbiamo gradi, ma voi popolo italiano siete contenti? Questa è la mia domanda. Siete soddisfatti di questo governo? Avete avuto qualcosa in più di quello che avevate prima? Io sono nato sotto il governo fascista, quando c'era
sono rimasto un mussoliano, perché in quel periodo la di cosiddetta dittatura era democratica. Adesso c'è la dittatura, ma non è democratica. Adesso decide Draghi, Grillo, eccetera, le marionette che abbiamo in Italia. Poi verrà fuori qualche Arlecchino, poi viene fuori Pantalone, poi viene fuori Puccinello, l'ultimo che arriverà sarà Puccinello. Almeno quello, e deve dare pure il traffico, è un Pulcinello che ci farà piangere. Allora io di questo mi pento. Il Padre Eterno mi ha dato tanta salute da farmi vivere ancora oggi, che è quello che sto parlando io, non è il mio cadavere, no, sto parlando proprio io, no, non voglio pensare che è il cadavere che sta parlando, no, sto parlando io. Allora, e ho detto quello che voi avete sentito. Se siete del mio avviso, mi ascoltate. Se non siete del mio avviso, non mi ascoltate. Io non me la posso. Continuerò a vivere tranquillamente, soprattutto con te, perché la mia camera mi sta camerana. Una donna camerana, come si chiama? Camerana. No, non mi camera, forse si chiama senza lei. Non so, salotto, no, cucina no, è offensivo, cucina. A proposito di cucina, stasera ho mangiato delle ripetere, però la massa è stata fatta a polli, no, è stata fatta a... Sant'Erano, in colle. C'è roba la mossa, è fatta Sant'Erano sul colle, ho fatto la prima con il colle, per la prima ho messo la mossa, sul secchiato. E non lo sapevo, ma è sempre lo stesso. Allora, ma già ti parlo. Io vorrei un po' di provvisare in più. Perché mi messo la strada, sta già. È stato buono, era buono, nulla da dire, perché la camera me sa cucinare, non soltanto sa guardare la faccia mia, ma sa anche cucinare, e cucina abbastanza bene. Però ogni volta che gli dico, ma tu non fai, non è compito tuo cucinare, poi mi dice, ma io non glielo faccio tutto il cuore, si mette la mano trovando il cuore per salvare. Questi sono fatti i suoi, perché almeno questo non mi deve. Né io vado a toccarlo, che sta il cuore, voglio il cuore su. Però io sono soddisfatto delle cose che ha fatto. Lei adesso è più soddisfatto di me, perché è riuscito persino a farmi parlare. Adesso mi vedranno. Oh, domani comincio la sfilata di tutti quelli che vengono con bastone in mano. Che cavolo fa che ha fatto. Quindi non lo so se mi ha fatto piacere o mi ha fatto dispiacere. Se, dopo, se in questa settimana non parlo, ho detto, avrò un po' che tu mi hanno dovuto pregare. Intanto la mia camera sta facendo le cose. Ma non è che sta facendo le cose perché io sono cornuto, no? Spero di no. Però tu lo fanno nella vita, ti fa mai. Mia moglie, non so, mi pare che sta 130, 140, però poi l'ha scritto uno, mi dice una 150. E quindi si innamorano tra di loro. A me personalmente, proprio diciamo, mi fa piacere, così se ne vanno tutti. Non si innamorano, dice, seguo il mio amore.
ma speriamo che la porti almeno in America. Ancora la porti vicino a quelle forze al lavoro, non si sa mai. Beh, dopo queste cose tanto intelligenti, forse